100 volte Nino Manfredi. Negli anni, il 22 marzo avrebbe compiuto un secolo. Nei film, a centinaia, di cui molti indimenticabili. Da Pane e cioccolata a Vedo nudo, da Nell'anno del Signore a Per grazia ricevuta, da C'eravamo tanto amati al Geppetto di Le avventure di Pinocchio. Nei volti, i 100 di mio padre, come racconta il figlio Luca nel libro Un friccico nel cuore. Tantissimi registi che l'hanno voluto sul set, tantissimi gli attori che hanno lavorato con lui. Nella controcopertina del libro, due citazioni. Nino Manfredi era un professore della scienza della risata, Dino Risi. E Manfredi recitava con gli occhi dove altri si aiutano con viso o le parole, Nino Frassica. Il figlio Luca, regista e sceneggiatore, ne traccia un ricordo molto toccante. Descrive le qualità e le debolezze in un impasto di ingredienti umani. Nell'introduzione l'autore scrive: un po' come il pane casareccio della sua terra ciociara, compatto e saporito fuori, ma con tanti buchi nascosti all'interno. Sono passati quasi 17 anni da quando mio padre se n'è andato altrove. Se penso a lui, la prima immagine che mi torna in mente è quella del protagonista di Pane e cioccolata, che esce dal tunnel con la valigia in mano e lo sguardo smarrito. È lo sguardo di mio padre di fronte ai grandi interrogativi della vita: Dio, la religione, la morte. Sarà battuto da Bolaffi il 13 aprile a Milano, un Rolex Oyster Perpetual, referenza 6532, appartenuto a Nino Manfredi, e il ricavato andrà per sostenere le iniziative del centenario della nascita dell'attore. Dotato di esclusivo quadrante nero con scritte dorate e inconfondibili indici 369, variante molto ricercata, fu acquistato dall'attore per festeggiare la nascita del secondogenito Luca nel 1958 e da quel giorno indossato sempre, quasi fosse un portafortuna, tranne che per fare il bagno al mare, come racconta proprio il figlio che impiegherà il ricavato della vendita in una serie di iniziative in ricordo del padre nel centenario della nascita. All'incanto, da una base d'asta di 10.000 euro, il Rolex è accompagnato dall'autentica di Luca Manfredi e da una copia da lui autografata del libro Un friccico nel cuore, i 100 volti di mio padre Nino, edito da Rai Libri. Tanto mi canta perché mi sento friccico nel cuore. Sospirava le canzoni mie e parintoniva bene.